Bottene, vi siete presentati qui alla base militare dell'Aeronautica per chiedere che cosa? Noi siamo venuti qui per chiedere trasparenza e chiarezza, che è una trasparenza e una chiarezza dovuta alla gente di Vicenza. E quindi abbiamo chiesto che ci sia reso noto il calendario dei lavori per lo sminamento, il nome delle ditte appaltatrici e tutte le modalità, i tempi, le modalità. Perché ci sembra corretto che siano informazioni pubbliche. Non sono state date da Costa e le abbiamo chieste direttamente qua alla base. Il capitano dei Carabinieri ci ha detto che avrebbe trasmesso e ci saprà dire. Benissimo, grazie. Ma lei ha incontrato anche il comandante, mi pare, della base? Sì, abbiamo avuto un incontro con il comandante a cui abbiamo posto le stesse domande. Lui ha detto che non è al corrente di nulla, che i militari italiani non sono informati sulle modalità e quindi non poteva dirci nulla sostanzialmente. E adesso? Adesso vediamo se questa nostra richiesta viene esaudita, che ripeto non è una richiesta solo nostra, ma è una richiesta di trasparenza che nella questione del Dalmolin non c'è mai stata da un anno e mezzo a questa parte. Speriamo che almeno in questo caso ci possa essere. Se non sarà così, continueremo tranquillamente, come abbiamo fatto in queste due mattine, a presenziare e a controllare di persona chi entra e chi esce. Chi entra e chi esce.